Ups, sai la novità? Stanno per arrivare le linee di biscotti Leonardo da Cesenatico nei migliori negozi, sapori e profumi della Romagna per i palati più raffinati. Ora ci trovi anche nei punti vendita di Conad Pinarella a Cesenatico, Iper Punta di Ferro a Forlì, Dogana Alimentari a Dogana di San Marino, Fiorentino Alimentari a Fiorentino San Marino. E siamo presenti in tutta la catena del gigante in Lombardia e per l'Emilia Romagna nei seguenti punti vendita a Bologna e a Piacenza. Gruppo Cevico, Deco Industrie. Randy Piadina, la piadina come al chiosco, un prodotto di alta qualità da leccarsi i baffi. Ci trovi in via Faentina Nord 125/2 a Russi di Ravenna, telefono 0544 58 22 79 per i tuoi ordini, info@piadinarandi.com, seguici su Facebook, vi aspettiamo. Consar, una storica azienda della Romagna ma che opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla consegna a domicilio, offrendo anche innumerevoli servizi professionali rivolti all'industria, all'attività sul territorio, alla città ed al porto di Ravenna. Consar è sinonimo di una solida realtà che cresce e si evolve nel tempo sul territorio. Consar, la garanzia di un grande gruppo. Il gruppo Consar Ravenna è presente anche a Faenza, via Pano 84, e da Forlì, via Antico Acquedotto 27. Fruttagel, dal 1994 società cooperativa agricola di Alfonsine, specializzata nella produzione di succhi di frutta, tè, bevande vegetali, passate polpe di pomodoro e verdure surgelate. Azienda di riferimento nel campo alimentare, trasforma la migliore frutta e verdura anche da produzione biologica conferita dai soci per offrire prodotti sani e naturali nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Fruttagel ti invita a visitare il suo punto vendita ad Alfonsine, dove potrai trovare tanti prodotti di qualità ad un prezzo conveniente. Per essere aggiornati sulle offerte del punto vendita, visita il sito www.fruttagel.it o consulta la nostra pagina Facebook. Fruttagel, scelta naturale. Hotel Ristorante Regina, Punta Marina Terme. Il Ristorante Regina propone ai suoi ospiti i migliori piatti della tradizione romagnola preparati con la passione tipica della terra di Romagna in un ambiente familiare. Tutte le camere sono dotate di balcone, comfort e sky. La struttura è posizionata in luogo strategico davanti alla pineta e al mare a soli 9 km da Ravenna. Ideale per famiglie, coppie, gruppi di lavoro e gruppi di amici, aperti tutto l'anno. Unipolsai Assicurazioni. Assicop Romagna Futura, il tuo agente Unipolsai sui territori di Forlì Cesena, Ravenna Rimini e Repubblica di San Marino. Ti aspettiamo nei 50 punti di consulenza e servizio per offrirti prodotti assicurativi e bancari su misura. Cerca il punto di consulenza più vicino a te su www.assicop.it/Romagna Futura. Ti aspettiamo! Conassitti Gulli, via Aquilea 3 a Ravenna. Macelleria, gastronomia, ortofrutta, generi vari, pane fresco, anche cucinato da noi. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 alle 19.45, domenica dalle 8 alle 12.45 e tutti i giovedì nuove offerte. Vi aspettiamo al Conassitti Gulli, a Ravenna. Stefano Righini, 19ª edizione della Maratona di Ravenna Global Pods, questo è il nuovo sponsor, la new entry che quest'anno ha anche avuto parte importante sulle novità. Avremo subito sul percorso un traguardo volante molto allettante. Sì, hanno istituito un traguardo volante al quarto chilometro, 4.2, dove il vincitore, cioè la prima donna, il primo uomo che transiteranno e che termineranno la gara, vinceranno una crociera, quindi mi sembra sicuramente una cosa interessante. Questo perché? Perché Global Port è una multinazionale che opera nel settore del croceristico, del terminal crociere. Diciamo sin da ora che per la 20ª edizione, il prossimo anno, la Maratona Internazionale di Ravenna vestirà il tricolore. Sì,
campionato italiano assoluto, quindi il prossimo anno per 3 anni in 4 anni Ravenna si fregia di poter organizzare un campionato italiano di maratona. Questo anno abbiamo avuto circa 7 minuti e 56 secondi e spiccioli di partenti. Quest'anno si parla, si vocifera di oltre 7.500 i preiscritti o comunque gli iscritti. Secondo me sforiamo anche gli 8.000. Insomma, quanti minuti saranno quest'anno indicativamente? Facciamo un pronostico, Presidente. Tendenzialmente prudente dico che non lo so, però quello che sembra è anche brulicare di persone che sta girando e dai numeri comunque che abbiamo visto che poi la giornata non c'è il sole in questo momento, ma nuvoloso, temperatura adatta per correre, toccheremo le 10.000 presenze nel totale degli eventi, quindi sicuramente inaspettato anche questo numero di partecipanti. Tutti partiranno da Via di Roma? Tutti partiranno da Via di Roma, tutti arriveranno via di Roma, quindi abbiamo unificato questo traguardo perché lo scorso anno, pur se tanto partecipata, abbiamo visto che la gente gradiva arrivare sotto l'arco d'arrivo dove tutti arrivano e quindi della 10 km, quindi abbiamo pensato di unificare i 3 eventi. Dobbiamo dire grazie ai ravennati che si avvicinano a questa iniziativa, a questa manifestazione, a questo evento, partecipando appunto alla 10 km bellissimo vedere gente che non ha mai corso ritrovarsi alla partenza insieme ai top runner. Le iniziative di beneficenza legate alla maratona lascio a lei elencarle perché sono veramente tante, dall'AIL allo IORM, cioè Cuore Territorio, ma tante altre belle situazioni. La maratona è molto sensibile e la charity è molto importante. Sì, ce ne sono talmente tante in questo momento che dirle tutte vuol dire sicuramente dimenticarne qualcuna, così bisognerebbe leggerle. Quindi bene, vuol dire che c'è molta attenzione, vuol dire che questa è una vetrina importante anche per loro e approfittano, fra virgolette, dell'evento per poter avere una visibilità che magari in altri momenti non potrebbero avere. Abbiamo quest'anno devoluto l'euro in beneficenza per ogni iscritto a 2 associazioni che sono lo IOR e l'AIL, quindi si divideranno entrambe il totale dell'incasso e quindi spero, penso sia una bellissima iniziativa. Un'ultima sottolineatura dovuta a questa meravigliosa cittadella che è il nuovo Expo Village, che ha cambiato decisamente location qui proprio ai piedi della loggetta lombardesca. Beh, dopo una location come quella dello scorso anno, cioè Palazzo Rasponi, non potevamo fare un qualcosa di chiaramente non storico, però dovevamo fare un qualcosa che potesse essere all'altezza di una così nobile Expo come lo scorso anno. Non avendo a disposizione il palazzo, abbiamo pensato di fare una gigantesca mega intendo struttura, però molto bella, elegante, funzionale, che vedo che i runner hanno apprezzato tantissimo. Diciamo allora assieme go go go. Beh, questo è un cartello tifo che abbiamo pensato, qui ognuno può scrivere il proprio nome, dietro c'è la piantina del percorso, quindi chi sta ai lati, ai margini della strada può incitare il proprio amico, il proprio compagno, chiunque sia, con questo go go go. Global Run ha pensato di fare una cosa di questo tipo, noi abbiamo proposto e loro hanno accettato benissimo perché potrebbe essere una bella vetrina anche questa. Buongiorno, desumo lei sia una prof, ho visto che ha il solito elenco, siamo in classe, però serve anche qua l'elenco. Sì. Cosa sta facendo? Dobbiamo dare i pettorali perché abbiamo 160 ragazzi, sì, dell'ITIS di Ravenna. Complimenti, perché ne abbiamo portate la Family Run altri 140. C'eravamo. Abbiamo visto l'apoteosi della gara podistica in centro a Ravenna, favolosa. Bello, sì, quest'anno è veramente uno spettacolo. Perché i prof di domenica portano i ragazzi a correre. Bisognerebbe chiedere perché i ragazzi seguono i prof alla domenica mattina? Oh, questa è un'ottima domanda. Ragazzi, perché secondo voi seguite i prof la domenica mattina? Noi perché c'è una bella esperienza da fare alla fine, perché wow, poi la domenica mattina ci si diverte, dai. Seguite volentieri la prof. Certo. No, è una bella occasione, questa è una bella occasione per riunirci tutti quanti. E ma gruppo ancora di più. Fare gruppo e fare qualcosa di diverso. Perché si corre la domenica mattina con i prof? Perché li avete seguiti questa mattina? Li vedete tutti i giorni a scuola? A me piace correre.
La stessa storia. No? La proposta della prof e voi avete aderito. Sì, io a me piace correre, quindi ho saputo che c'era la maratona, ho detto vabbè, vado a farla anch'io. Un evento che bisogna dire dà lustro a tutto il movimento podistico. Avere, non so, dei numeri incredibili, penso che fra le varie manifestazioni organizzate da Reghini ci saranno almeno 10.000 persone partecipanti. Qui il comitato podistico c'è, in parte, ma c'è, questo perché alcune nostre società fanno parte dei 1.000, credo, volontari che fra l'organizzazione dello stand che abbiamo qui davanti a noi, ma soprattutto tutti gli incroci, quindi per la sia incolumità degli atleti di chi corre, ma anche poi chi comunque deve muoversi nella mobilità di una città che quando ci sono questi eventi per forza diventa bloccata, si blocca. Ecco, questo insieme di forze, di persone fanno sì che un evento di questo genere abbia dei numeri incredibili, ecco, e soprattutto passiamo dall'evento di una maratona internazionale a una festa, perché tante persone qui hanno detto vogliamo esserci, il bello di esserci. Di anno in anno Stefano ha saputo costruire, Stefano e il suo staff naturalmente, però ci vuole sempre una mente che guida una serie di elementi. Ovviamente queste cose si fanno con la collaborazione dei volontari, con la partecipazione dell'amministrazione pubblica, però ribadisco, portare 10.000 persone fra accompagnatori, forse anche di più, per 3 giorni in novembre a Ravenna, credo che sia un buonissimo risultato, e ovviamente gli sponsor. Presidente, vedo che sotto però veste una maglia, oltre alla sua, quella della sua società, c'è una maglia Cuore Territorio, ed è la stessa maglia, vogliamo dirlo, che vestiranno due cari amici, uno è l'assessore allo sport Roberto Fagnani e anche Rudy Gatta, consigliere comunale, che avete scelto appunto per correre, ed è un bel presidio del territorio in vari punti della città intanto, ma è sensibilizzare anche questo importante problema dedicato al cardiovascolare. Ho avuto una dispensa papale, se voglio usare un eufemismo. No, oggi corro con la maglia Cuore Territorio, non ho la mia maglia della mia società, perché vogliamo essere testimoni, siamo più di 200, di queste associazioni, perché sono quelle che insieme a noi compendiano tutta l'attività organizzativa, perché come hai detto giustamente te, qui corriamo, facciamo sport, c'è chi lo fa a livello agonistico di un certo livello, ma anche l'amatore, quello che viene qui veramente per farsi una bella camminata, non si sa mai, facciamo tutti gli scongiuri del caso, ma se ci forse dei problemi sanitari c'è chi li copre. Siamo, ripeto, contenti di portare avanti il loro nome, perché vogliamo capire se creiamo delle sinergie anche con il nostro movimento podistico ravennate, e soprattutto con le promesse di Romagna per i messaggi che mandano, sia la prevenzione cardiologica, ma anche so che fanno delle iniziative contro il bullismo. Grazie Raffaele Alberoni, ovviamente lei farà la mezza maratona, vedo che il pettorale è quella della Alfa. Senza lode, senza infamia, come dicevo. Noi l'attendiamo al traguardo, le diamo almeno 3 ore? No, meno, dai, proviamo un'ora. Ero stata buona, ma un'ora e 40 ce la fa. Volevo vedere. No. Aspettatemi. Noi abbiamo 3 medici cardiologi che stanno vigilando e cardioproteggendo tutta la maratona. Abbiamo 3 postazioni, una in piazza San Francesco, una qui all'arrivo e all'inizio e una alla chiesa di San Simone e Giuda, oltre a alcuni operatori BLSD che sono sparsi lungo l'itinerario. Noi qui vogliamo dare un messaggio che lo sport fa bene al cuore, lo sport aiuta a essere sani e dà la giusta educazione cardiologica e non solo, perché lo sport è anche disciplina. Noi andiamo anche nelle scuole e portiamo i cardiologi a parlare di droga, a parlare di effetti della cocaina specialmente sul cuore, gli effetti diretti. Andiamo nelle scuole e poi parliamo anche di cyberbullismo, di bullismo, perché noi pensiamo che l'educazione deve essere a 360 gradi e per questo siamo qui, per la gente, per dare questo messaggio. Una giornata straordinaria, un'edizione della maratona sempre più partecipata, sempre più ricca. Oggi si coniuga sport, si coniuga la promozione del nostro territorio, c'era tantissima gente in giro in questi giorni a Ravenna, si coniuga anche la salute, anche con iniziative importanti. La maratona, sapete, è legata allo IOR e all'AIL, e quest'anno abbiamo anche l'associazione Avanti Tutta in piazza Kennedy con la campagna antifumo e la presenza di Leonardo Cenci, un ragazzo malato di cancro che ha corso la maratona di New York una settimana fa. Noi corriamo, io e il consigliere corriamo con una maglia di Cuore Territorio, impegnata per quello che riguarda le malattie cardiovascolari, e abbiamo anche un'altra maglietta che adesso presenterà il consigliere, che indosseremo alla fine della gara in ricordo di un ragazzo scomparso. Gli amici di Raffa, giusto Rudy? Sì, gli amici di Raffa, Raffaele Rosi, un ragazzo di Ravenna, indosseremo la maglia alla fine della gara per ricordarlo assieme ai suoi amici, è scomparso qualche anno fa con un
per un gesto di altruismo e interpretando al meglio i valori di Ravenna. Sempre un bel modo, un bellissimo veicolo, credo, il mondo dello sport, un mondo ancora pulito quello del podismo. Sì, la corsa è metafora di tante cose. Correre a Ravenna per noi ravennati è sicuramente una festa, ma siamo sempre in meno, nel senso che sono sempre di più anche gli ospiti internazionali che ci vengono a trovare. La corsa sono tanti sentimenti ed è travolgente. 10 km per Roberto Fagnani? Sì, vediamo, poi inizio con 10 km, poi vediamo quante ne ho, però sì. Vedo invece una half marathon per Rudy Gatti. Quest'anno facciamo la 21. Ci sarà una progressione nel 2018 per arrivare a compimento con una grande maratona, diciamo così. Buono, sono tanti stranieri qui, quest'anno 45 paesi, è molto importante poter spiegare un po' per tutti lo che passa qui. Mi sembra giusto essere ospitali, come sono sempre i romagnoli, e abbiamo un romagnolo doc, conoscitore di tutto il panorama del mondo podistico romagnolo soprattutto, ma poi noi ci estendiamo. Danny Frisoni, un caro amico, un carissimo collega. E per me, come ti dicevo ieri, è un grande onore essere speaker nella mia città in una manifestazione che sta crescendo e l'asticella si sta alzando tutti gli anni, ma in maniera spropositata. Hanno finito tutti i pettorali, c'è ancora gente che oggi mi ha chiamato questa mattina per trovare un pettorale, per trovare un parcheggio. È una manifestazione che ha delle potenzialità enormi. Io l'ho già detto, secondo me questa diventa una delle 5 maratone d'Italia più frequentate. La maratona di Ravenna ha puntato su pochi atleti, però di altissimo livello. Gli atleti ci sono atleti che sono arrivati giovedì scorso direttamente dal Kenya, sono 3 mesi che si allenano per questa maratona, sono Samuel Kimutai Kiptum, un atleta che è in grado di correre in 2:13:44 la maratona. Samuel Nieru Karani è un altro che corre leggermente più lento, se per lento si può dire 2:16:51. E poi nel settore femminile abbiamo un atleta di spicco, ed è Maria Vrajic, atleta croata che è comunque dominatrice della 50, della 100, insomma in Romagna è di casa. Vi do una piccola nota di colore. Ieri sera, quando siamo andati a riceverla dopo che aveva fatto dalle 10 di ieri mattina fino alle 21 in pullman per arrivare a Ravenna, ha detto: io Ravenna la corro per un motivo solo, perché voglio la medaglia. Io sono una collezionista, una medaglia stupenda. Poi mi ha fatto vedere una foto dell'appartamento, quelle precedenti, perché ha già corso, le ha tutte messe. Dice: ah, si chiedevo, io l'anno scorso non sono venuto, come posso fare per averla? Perché faccio la cosa. Si può. Chi non viene non ce l'ha, vero Vicky? No, non è possibile. Sarebbe anche a me e a te, ma noi non la corriamo. No, ma è bellissima, è vero che è una fiera, una grande. È un motivo per molta gente, a tutte le fiere di maratona, a Valencia, a Barcellona, a Parigi, la medaglia di Ravenna e per tutto il mondo è una gioia. Danny, tu sai tutto sui romagnoli che ci saranno oggi, perché tu lo sai chi c'è. Ma in realtà romagnoli che abbiano preparato questa maratona o la mezza maratona, perché ricordiamo che c'è anche una mezza maratona agonistica di gran richiamo, non ce ne sono, perché un po' i matrimoni quest'anno ce li hanno portati via tutti. Borghesi e Perù di nozze, D'Asaro in viaggio di nozze, Anna Spagnoli, che è la campionessa in carica, sta preparando la maratona dei campionati italiani a Verona fra 2 settimane, e lo stesso dicasi anche per Elisa Zannoni. Le gemelle Facciani sono ferme, Judith Varga è ferma, quindi in campo maschile potevamo puntare su Alberto Della Pasqua magari in mezza maratona, ma il Rocco Fredese ha scelto altre strade, quindi staremo a vedere, magari ci accontentiamo di qualche sorpresa. Una grandissima emozione, perché come racconto sempre, lavorare un anno in modo particolare per coinvolgere sempre tanta gente con particolare correttezza, disponibilità, chiaramente porta a un dispendio di energie grandissimo, però viene ripagato quando vedi tutta questa marea di gente che parte felice. Io ho visto degli amici delle scuole medie, scuole elementari, quindi di tutto. È un'emozione unica che tutti gli anni si rinnova. Io l'ho vista nascere questa maratona, quindi come potete immaginare, vederla
cresciuto, è diventato così grande, è una grandissima soddisfazione, perché è proprio vero, rappresenta in analogia con la città un mosaico di partecipazione, di adesioni, di appartenenza e di grandissima organizzazione, perché anche da questo punto di vista c'è sempre qualcosa di nuovo, c'è sempre un interesse che va risvegliato. È veramente è una cosa eccezionale, e poi essere così grandi nel mondo, credo che la nostra città se lo meriti veramente. 19esima edizione della Global Ports Maratona di Ravenna Città d'Arte, la partenza, e che partenza, un saluto da Sabrina Sgalaberna. Good morning Enrico Spada, e sono 13 minuti di partenza per questi blocchi che erano infiniti ed erano 8.000 partenti quest'oggi alla Maratona di Ravenna, una maratona veramente che lascia darsi del lei se non del voi, Enrico, perché su due giorni Ravenna Runners Club hanno raccolto ben 10.000 persone, Conad Family Run, Dogs and Run il giorno precedente, e questo fiume che vedi di 13 minuti di partenza, veramente da pelle d'oca. Complimenti agli organizzatori, complimenti vivissimi ai volontari con la V maiuscola, e un grazie sin da ora agli amici della Guzzi Club, la scorta motociclistica che ha dato veramente una mano fondamentale alla nostra troupe per poter realizzare le immagini che vedrete, che voi giudicherete. Fine del primo blocco, poi vediamo passare l'assessore Roberto Fagnani, anche lui alla 10 km e mezzo, e la Good Morning Alma Verde Bio, che diciamo subito ha registrato il triplo degli iscritti, 5.283 quelli che hanno partecipato a una 10 km e mezzo, anche solo per il puro piacere di dire io c'ero, farmi questa bella passeggiata, tante le associazioni, tanti le persone che sono state ricordate, voi con magliette particolari, e vedremo poi lungo il servizio, le abbiamo già viste alcune. E questa invece è la maratona, è la mezza maratona, oltre che la 10 km e mezzo, Enrico, diciamo che però fino a un certo punto hanno osservato rigorosamente lo stesso percorso, quindi lo stesso fatto anche dai semplici amatori passeggiatori, quindi piacere di dire ero in mezzo ai maratoneti. Sì, stiamo vedendo proprio i protagonisti sia della mezza maratona che della maratona, perché come dicevi tu la prima parte del percorso è uguale per tutti. Abbiamo visto in testa Kurgat e l'altro atleta del Kenya. Tra le donne favorite abbiamo visto invece Maria Vraich, ci è appena passata davanti, e ricordiamo Enrico. Sì, dicevo Mangatta e Kurgat, e abbiamo visto anche Igine Lagat in testa alla gara femminile. Partenza dal Mar di Ravenna, che ospita la loggetta, ospitato nel complesso monumentale della loggetta lombardesca, e questa invece è Sant'Apollinare Nuovo, uno dei monumenti dell'UNESCO, inserita nel 1996 all'interno di questi 8 monumenti che su 12 che vedremo, che sono UNESCO e sono proprio qui a Ravenna. Quindi oggi, oltre che il bel mondo dello sport, vedremo anche la grande cultura, e la cultura soprattutto bizantina del mosaico, che non avremo modo di visitare dall'interno, ma almeno vedremo quali sono i principali monumenti che ospitano veramente delle bellezze. Quella era una chiesa del VI secolo, ricordiamolo, Sant'Apollinare Nuovo, mentre questo è Saturnino Palombo. Questo partecipa alla Alma Verde Bio Good Morning, che appunto vede 10 km e mezzo. Qui siamo sul ponte che ci porterà verso la Darsena, dove, allora, per far capire ai nostri telespettatori, qui ci sono in testa i primi due della mezza maratona, e cioè Mangatta e Kurgat, e ci sono anche in testa i primi due della maratona, e cioè Kimutai Kiptum e Nyeru Karani. Ricordiamo che al quarto chilometro, al 3,9 chilometro sotto il Moro di Venezia, proprio c'era un traguardo volante importante. Perché? Perché era il traguardo che è stato posto dalla Global Ports Maratona di Ravenna, che andrà al primo uomo che lo taglierà, ma anche alla prima donna che lo taglierà, e soprattutto che arriverà a disputare tutta la gara. Comunque era una crociera messa in palio dalla main sponsor, che secondo me era veramente molto popolare, perché chiunque poteva vincerlo, Enrico. Poi vedremo alla fine chi se lo porterà a casa effettivamente, insomma, riuscirà a finire la sua gara. Il primo a passare sotto il traguardo è stato Gideon Kiplagat Kurgat, e poi tutti gli altri. La prima donna invece è stata appunto Ivin Geruto Lagat. Esatto, la Lagat, che
insomma, dovessero concludere la loro gara, vincerebbero questa crociera. E adesso andiamo a vedere quell'altro splendore, che è un altro monumento dell'UNESCO, che è niente meno che il mausoleo di Teodorico. Ricordiamo il re ostrogoto che lo ha costruito nel 520, Teodorico il Grande, questa veramente meravigliosa costruzione che si distingue da tutte le altre architetture ravennate proprio per il fatto di essere costruito in non in mattoni ma con dei blocchi di pietra aurisina e non in pietra d'Istria, quindi molto particolare, rifiniture meravigliose, e contiamo che eravamo nel 520, Enrico, insomma, un meraviglioso passaggio proprio dei concorrenti proprio all'interno di questi giardini spettacolari, veramente favolosi. Beh, insomma, scenario unico per questa maratona che, insomma, ci sembra abbia riscosso grande successo in tutti gli appassionati e anche in grandi atleti, soprattutto africani, che insomma si stanno dando battaglia per sia per quello che riguarda la mezza maratona, qui ce n'è una, la GAT, che è in testa alla mezza maratona femminile, e sia per ciò che riguarda il maschile, con questa battaglia fra Mangat e Kurgat nel mezza maratona. Qui invece Palombo che sta tornando verso Ravenna per concludere la sua 10 km, è in testa nettamente. Ecco, tra poco, insomma, stiamo vedendo ancora il biscione dei partenti, ripeto, 13 che minuti, spettacolo. Quindi ne vedremo ancora ed è veramente uno spettacolo, nonostante la nebbia, Enrico. Questo è un atleta italiano, lo vogliamo dire, italiani di grido non ce n'erano molti, ma insomma quello che era importante era partecipare e soprattutto fare una bella gara. Questo è il battistero degli Ariani, Enrico, e costruito nel V secolo, meraviglioso battistero dell'antica cattedrale ariana. Ricordiamo la differenza fra il culto ariano e il culto ortodosso dei latini, due religioni che furono nettamente tenute separate, per questo fu costruito anche questo edificio, anche questo veramente favolose. I nostri atleti ci sono passati proprio sotto, ricordiamo che non sono sempre così transitabili anche con le moto eccetera. Piazza del Popolo a Ravenna, gremitissima, calore, come ha detto Massimo Luotto, il collega giornalista sportivo che salutiamo, calore, questa è la parola che deve avere sicuramente caratterizzato questa meravigliosa giornata. E qui ci stiamo avvicendando a quello che è un'altra grandissima, meravigliosa costruzione. Calore, perché colore mi sembra un po' grigio è oggi. È un po' grigio, sì, però questa è il colore, per l'apoteosi del colore in interno, Galla Placidia, che è proprio dietro al complesso del San Vitale, costruita per essere un edificio funebre, una cappella oppure un oratorio, proprio da colei che le dà il nome, ed è un monumento dell'UNESCO, ovvero Galla Placidia, dopo il 425, quindi stiamo parlando veramente di storia con la S maiuscola, monumenti bizantini, dicevamo, dove all'interno si trovano i mosaici più belli in assoluto del mondo, e ricordiamolo che sono proprio a Ravenna, questo va assolutamente sottolineato. Basilica di San Vitale, dentro appunto appartenente come monumento dell'UNESCO, questo invece è il passaggio dal Duomo del XVIII secolo, un po' la sede del culto cristiano-cattolico della città di Ravenna, con dietro questo meraviglioso battistero neoniano che già parla da solo, Enrico. E tanto qua ci sono le ali, esatto, abbiamo visto gli spartani alla mattina, alla partenza, e quindi insomma godiamoci queste belle immagini. Sì, il passaggio abbiamo visto anche da via Cavour, che un po' abbiamo parlato di templi, è il tempio dello shopping a Ravenna, e qui stiamo vedendo appunto i protagonisti della mezza. E questo cos'è, Sabrina? Questa è la tomba di Dante, ricordiamo, 2015, 750 anni dalla sua nascita, ci stiamo preparando per il 2021 perché saranno i 700 anni dalla morte, e ricordiamo che le spoglie di Dante risiedono proprio qui, in questa meravigliosa tomba, dove c'è una zona dantesca con l'obbligo del silenzio proprio attorno. Le spoglie di Dante furono riportate nel 19 dicembre del 45 di nuovo in questa tomba, proprio per essere sicuri che non fosse distrutte le ossa assieme a lei dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Qui il ristoro, qui due protagonisti ancora della maratona, lo ricordiamo, poi li rivedremo nella seconda parte, Kiptun e Karani sono i due protagonisti della maratona. Qui invece vediamo invece il protagonista della mezza, con Andrew
Mangata che insomma prende il largo e cerca di staccare il suo compagno, diciamo, di avventure, e cioè Gideon Kurgat. Band musicali, ristori, sempre molto ben forniti, molto ben preparati, comitato di classe che salutiamo, insomma veramente tutti i ravennati hanno dato del loro meglio, le band musicali bravissime che hanno allietato, ma soprattutto il calore umano delle persone che erano presenti, eravamo 10.000, insomma, e questa è una meravigliosa Santa Apollinare in classe, una chiesa paleocristiana che ospita anche questa, è tra i più bei mosaici, io sono innamorata, la notte di Natale noi seguiamo un presepe che ha veramente dell'incredibile essere lì e vivere la notte di Natale in questa basilica, anzi invito il 24 a vedere questa Betlemme che viene costruita proprio sotto questa basilica meravigliosa, con davanti pecorelle, buoi, mucche, in un prato meraviglioso che stiamo vedendo, insomma, vedendo tra virgolette, perché la nebbia ha caratterizzato la maggior parte della mattina, Enrico, ed era veramente difficile anche per gli atleti vedere chi avevano alle loro spalle. Allora, Gio Caltini, bravo, ti saluto. Abbiamo visto il tentativo di fuga di Gideon Kurgat, però Andrew Mangata è rimasto lì, non si è fatto staccare completamente. Abbiamo visto anche Francesco Nastasi, completo rosso, il primo degli italiani che sta cercando di rientrare sui primi, ma insomma molto difficile andare a prendere i due keniani, quindi probabilmente sta lottando, anzi sicuramente sta lottando per il terzo gradino del podio. Qui vediamo immagini meravigliose. Bifore, trifore, questa costruzione meravigliosa che ricordiamo è una delle basiliche, anch'essa facente parte del patrimonio dell'UNESCO, tra gli 8 monumenti dei 12, ripeto, che abbiamo visto quest'oggi. Ritorniamo sulla gara, Enrico. Attenzione, perché c'è la Vrajc che ha preso il largo nella gara femminile, ma qui stiamo parlando di maratona, non di mezza. Fino a questo momento ci siamo un po' concentrati sulla mezza maratona, dove davanti invece c'è la GAT. Arrivo con calma, ma arrivo. Ecco, quello che faremo anche noi, Enrico. Esatto, noi con molta calma. Senti, ti porto nel frattempo all'antico porto di classe costruito dall'imperatore romano Augusto, e qui questo è il sito del primo porto di Ravenna. Abbiamo visto la Darsena, ma questo era il vero porto di Ravenna, quindi altra storia che l'amministrazione comunale si sta impegnando a riportare a galla, un sito visitabile da qualche tempo, insomma vogliamo dire un veramente momento di svolta nell'VIII secolo per classe, perché c'è stato veramente qualche cosa di favoloso costruito come questo meraviglioso porto. E qui si può scegliere, si è già scelto alla partenza, si dividono, diciamo, le strade di chi farà la mezza maratona e di chi invece proseguirà ancora per una ventina di chilometri. Chi è questo? Questo è Saturnino Palumbo ed è il primo arrivato al traguardo della 10 km e mezzo dell'Alma Verde Bio Good Morning, la sorella, la prima donna che ha varcato questa importante soglia, Palumbo alla seconda. E qui la volata invece con la vittoria di Andrew Mangata in rimonta su Gideon Kurgat, 1 ora 5 minuti e 8 secondi per Mangata, 1 ora 5 minuti e 9 secondi, poi a 1 ora e 14, staccato quasi di 9 minuti, Francesco Nastasi, il primo degli italiani, poi Luca Boinega, il secondo degli italiani, e il primo dei ravennati, Marco Zanini, che chiude la sua fatica in 1 ora 15 e 04. La prima delle donne della mezza maratona è Yvin Lagat, che conclude in 1 ora 17 e 40 il suo record personale. Qui stiamo vedendo altri arrivi, il secondo posto per la gara femminile con Tunde Jabo, la ungherese, che chiude, il terzo posto appunto per Federica Poesini. Io voglio invece ricordare l'arrivo del primo assessore comunale, mentre vediamo l'arrivo di Rudy Gatta in 2 ore 17.02, consigliere comunale, ma prima di lui, che non siamo riusciti a carpire, Giacomo Costantini con 1 ora 46 e 15, l'assessore al turismo del comune di Ravenna. Ricordiamo che hanno vinto il trofeo Avis, il primo classificato uomo e la prima classificata donna della Alfa Marathon che siano stati anche donatori Avis, ovvero Nastasi con 1.14.32 e Chiara Rusticali con 1.57.27, e ci riportiamo allora adesso alle interviste.
Bello, l'avevo già fatto l'anno scorso, sapevo, a differenza delle altre due gare che sono più lunghe, quindi sei costretto anche ad uscire fuori, qui è bellissimo perché attraversi veramente tutta Ravenna, tutti i punti più belli della città, quindi è, il percorso è bellissimo secondo me, magari non velocissimo ma bellissimo. L'importante è sempre esserci, dopo vari infortuni o malattie, alla fine partire in una gara del genere, poi con tanto pubblico, è tutto bello. Sì. Marco, come hai visto la tua Ravenna oggi? Va bene, bellissima, pieno di pubblico, sono contentissimo, guarda, complimenti a Righini che ha fatto una cosa enorme, veramente. Bellissima, bellissima, un colpo d'occhio straordinario e devo dire la verità, in alcuni momenti ho avuto la pelle d'occhio perché vedere Ravenna in festa tutta unita è un'emozione bellissima, devo dire veramente complimenti a Stefano e a tutta l'organizzazione perché abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto un grandissimo lavoro. E la città ha risposto benissimo, questo comunque è importante perché significa che quando si lavora insieme, quando si lavora seriamente, ci sono progetti importanti e poi alla fine i risultati si vedono. Una gran giornata per Ravenna. It was good. It was a bit lonely at the back, but there was plenty of supporters to cheer me on. The crew excellent here, the weather perfect. I'm now going to see the sights of Ravenna. Pat, thank you for all your pasta food, thank you for your coaching of me, love you. E è stato un soggiorno bellissimo, le è piaciuto tutto, le è piaciuto il percorso, che è bellissimo, e le è piaciuto anche la città, e dice che è un po' solo, e indietro la gara va. Tutto è stato fantastico, l'organizzazione, che grazie mille, che ha un po' di tempo, parte domani, ma ancora un po' di tempo per vedere un po' più e per anche mangiare la pasta. Torniamo sulla maratona e siamo in zona Punta Marina perché in questo momento si sta vivendo la fase decisiva della gara sui 42 chilometri, Sabri. E qui colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta tutti i volontari delle società del calendario podistico Ravennate che sono stati veramente magnifici. Ristori ineccepibili, la polizia municipale, la polizia stradale, questa è la sirenetta che contraddistingue la città di Punta Marina, da dove sta arrivando il primo uomo della maratona, Enrico? Sì, c'è stato un momento probabilmente decisivo, Samuel Kimutai Kiptum ha staccato il compagno di nazione, cioè Samuel Nieru Karami, e dunque va in testa da solo, questo è Sigismund Elod, l'ungherese che sta in terza posizione, poi abbiamo visto anche Francesco Palli, il primo degli italiani, che è in quarta posizione più staccato, mentre Elod Sigmund sta appunto cercando di raggiungere il duo keniano. Qui vediamo invece Maria Vrajic, la croata, che è nettamente in testa alla gara femminile, a inseguire Agnieszka Kuzik, la polacca, e anche Francesca Patuelli, più dietro la prima dell'italiana. Qui vediamo in grossa difficoltà Karami, lo vediamo molto poco in spinta in questo momento, potrebbe rischiare di perdere anche la seconda posizione. Se non vado errata sono oltre 43 i paesi Enrico da cui provengono gli atleti e veramente grazie a tutti quelli che hanno partecipato, ma grazie sin da ora anche all'organizzazione Ravenna Runners Club, ma ripeto ancora una volta a tutte le forze dell'ordine che ha dato una mano, la Guzzi Club Ravenna, la motoscorta che appunto ha gestito il percorso e tutte le operazioni appunto inerenti questo importante e lunghissima organizzazione, ripeto, tre gare dentro una, insomma non era facile. Qui stiamo rivedendo, abbiamo rivisto il Moro di Venezia, finalista e vincitore della Louis Vuitton Cup nel 1992, stiamo rivedendo il mausoleo di Teodorico con tanto di drone che ci farà vedere magari più avanti qualche immagine di questa gara, e qui il ristoro. Alfonsine, voglio ricordare, società podistica Alfonsine come tante altre, ma il presidente Alfredo Bagnari della società podistica Alfonsine è anche il responsabile di tutti i volontari che hanno dato una mano all'interno dell'organizzazione, quindi bravo Alfredo e tutti, davvero tutti che hanno collaborato. Beh, insomma, onore a Samuel Kimutai Kiptum che sta
dominando questa maratona, non è diciamo un tempo clamoroso, mentre qua si suona e si canta. Tra un po' si suonerà anche, si canterà. Vogliamo ricordare che tra le poche cose che c'erano, insomma, giusto per rendere ancora più difficoltoso e pieno e ricco il cartellone, beh, band animazione che eccole stiamo qua vedendo, 12 le band lungo questo meraviglioso percorso, animazione alla partenza e all'arrivo con le cheerleaders e i Chiefs Ravenna e anche gli Spartani, perché avevamo anche gli Spartani sia il sabato che la domenica, insomma non è mancato davvero nulla, neanche i Ravennati che erano molto ancora di più rispetto allo scorso anno, ma io mi aspetto grandi cose anche il prossimo anno, che sarà la 20ª edizione della Maratona Internazionale e che noi vediamo da oramai 15 anni, Enrico. È il momento dell'arrivo, il momento dell'arrivo con Samuel Kimutai Kiptum, che diciamo con grande tranquillità, perché ha staccato tutti gli avversari, chiude la sua gara in 2 ore 21 minuti 20 secondi, che è comunque il suo personale, dunque grande gara del keniano che si aggiudica la maratona Global Ports, maratona di Ravenna, città d'arte. Il secondo posto è davvero per poco, spetta ancora al Kenya con Samuel Nieru Karani, che chiude davvero con un pochissimo vantaggio, lo potete vedere davanti a Zygmunt Elod in 2 ore 34 e 55, 2 ore 35.08 per l'ungherese. Ecco, poi attendendo, questo è il primo italiano, rocchigiano, sì, Luca Gianluca Palli, bravo, veramente quarto classificato, ottimo, ottimo exploit. Poi Mirko Pettinelli che chiude al quinto posto, il sesto posto per Mattia Bobbo, il settimo per Francesco Iacomelli, che vediamo qua, eccolo qua a tagliare il traguardo. Poi Modos Laszlo, Renzo Raimondi e Lorenzo Giovannini nei primi 10 posti della maratona. Ecco, nell'attesa che arrivano le prime donne, Enrico, voglio cogliere ancora una occasione per ringraziare tutta l'organizzazione, tutti coloro che erano sul percorso, ma soprattutto le 8.000 persone che erano qua. Diversi blocchi di partenza, ricordiamolo, 13 minuti di partenza di partecipanti. L'anno scorso erano 7 minuti e 55 e 56, quest'anno 13 minuti, li ho contati tutti. Sì, 13 minuti, dicevo, e ore e ore di emozioni appunto da vivere attorno. Eh beh, guarda la Darsena, la riqualificazione, scusate, della Darsena, guardate, panchine con mosaico, una splendida zona e location per i più giovani nella Darsena Pop-Up, il Moro di Venezia, tutti i monumenti che sono raccolti attorno. Ringraziamo anche Global Ports Maratona di Ravenna, presente anche il general manager Antonio Di Monte, che ha onorato questa meravigliosa organizzazione. Hanno scelto proprio Ravenna, sono terminal internazionali che hanno proprio puntato il dito su Ravenna, e quindi vuol dire che, insomma, sta crescendo davvero ogni anno sempre di più questa maratona, che ci rende orgogliosi intanto di essere ravennati. Una maratona che è organizzata da Ravenna Runners Club, c'è un comitato podistico Ravennate dietro che mette a disposizione volontari, alcune società partecipano attivamente, però insomma il cuore di tutto il comitato sicuramente c'è, e questi volontari di qualsiasi età, di qualsiasi provenienza, veramente sono fantastici, un mondo assolutamente da dire chapeau a tutti. Eccola qua Maria Vrajic, che chiude con un vantaggio piuttosto netto, l'atleta croata, anzi molto netto, perché siamo oltre i 10 minuti, intravede e là in fondo il traguardo e lo taglia in questo momento con il tempo di 2 ore 48 minuti e 29 secondi esattamente. Buon tempo per Maria Vrajic, mentre adesso dovremo attendere quasi 10 minuti, ma noi cercheremo di stringere i tempi. Eccola qua Agnieszka Kuzik, la polacca, che chiude al secondo posto in 2 ore 59 e 08. Il terzo posto per la prima delle italiane, Francesca Pattuelli, in 3 ore 11 minuti e 18 secondi. Grazie a tutti. Grazie allo staff interno ed esterno che mi ha aiutato, e ovviamente grazie agli organizzatori.
Sembra che sul percorso tutto abbia filato liscio, che quella è sempre la preoccupazione maggiore di ogni gara. Bene, il tempo del vincitore della mezza maratona maschile, bene la mezza maratona femminile. Da rivedere, diciamo così, fra le cose da rivedere per il prossimo anno, la maratona maschile. Questa strana campionato italiano, vedremo di convogliare sulla città atleti di un certo livello, visto che comunque la FIDAL ci ha assegnato questo campionato italiano. Bilancio estremamente positivo in quanto abbiamo superato le 10.000 presenze nelle due giorni di gare. Io penso che qualche anno fa neanche ci sognavamo di portare dei numeri del genere a Ravenna. How do you do and what do you think about this race? Okay, I did very well. Very well, molto bene. But the time is not good. Dice che il suo tempo non è molto buono. Why? Because I ran a long distance. We were two, which was very strong. But I left my friend in 19 km, so I ran alone long distance alone. Lunghe distanze da solo, e quindi insomma questo gli ha peggiorato un po' il suo tempo. You have run alone today. Yes. And then the second problem is the weather. The weather was not good for running. It was degrees was down. La nebbia. Yeah. Freddo. Yes. È stata dura perché ho avuto una crisi di stomaco a metà strada che mi ha fatto perdere un po' di tempo, però dopo mi sono ripreso bene. Comunque sono riuscito a migliorare il mio tempo, che era il mio obiettivo, quindi sono contento. Il percorso, soprattutto nella prima parte, è molto bello perché permette di vedere le vie del centro e ammirare i monumenti. Nell'ultima parte, verso Punta Marina, è duro anche psicologicamente perché bisogna concentrarsi, si è isolati. Dopo, quando si torna verso la città, è più facile perché avere un po' di punti di riferimento aiuta sempre. Io sono molto felice perché io non sapevo io essere prima donna, ma adesso sono molto contenta e adesso sono contenta ancora con il mio risultato, è 2:48 e io sono stata molto tranquillissima, io cuore molto e con molto lenta, sì, e adesso sono felice molto. Io ho corso molte gare, ma questa medaglia è più bella. Io non ho visto tutto il mondo. Sì, sì, è uno artistico. Artigianale. Artigianale, sì, sì. Io sono molto felice perché adesso io metto a mio appartamento a... Le metti in cornice con le altre. Sì, sì. Ti sei fatto un bel regalo di compleanno. Sì, a Caldeg, sì, sì, no, volevo festeggiare e capire, cioè volevo dimostrare che ci sono ancora adesso, non ai bei tempi, ma dai, volevo dire che sono ancora un po' sul pezzo, dai. Come è andato il percorso, Franci? Va bene, dai, l'inizio è un po' difficile, qua a Ravenna, tutti i ghirigori nel centro, mi sono un po'... Poi dopo Lido di classe, Punta Marina e il centro di Ravenna, molto bello. Quest'anno la festa della Maratona di Ravenna ha conquistato tantissime bandierine in giro per il mondo, sono tanti paesi che si sono aggiunti, quindi questa qui è la principale soddisfazione. E poi correre per il centro della nostra città con le tifoserie che si creano naturalmente lungo le curve e gli incroci è una cosa di certo emozionante che chi viene a Ravenna per la prima volta sicuramente apprezza. Secondo me possiamo far molto meglio lungo il percorso della mezza maratona e della maratona. Un impegno, ne stavo proprio parlando adesso con l'assessore Fagnani, quest'altro anno mi è venuta qualche idea per coinvolgere ancora maggiormente la cittadinanza a creare queste tifoserie popolari che... D'altra parte, se ci pensate, allo stadio c'è la curva, no? Al palazzetto dello sport ci sono gli spalti, qua gli spalti sono le case, i palazzi e gli appartamenti, quindi bisogna che ci facciamo venire un'idea e forse una ce l'ho per coinvolgere maggiormente i nostri cittadini a tifare Ravenna. Vedete che cosa significa correre una mezza maratona o una Alma Verde Bio Good Morning? Vuol dire viverla e capire le esigenze dei podisti. Dar colore, tutti quanti, sentirci parte di qualcosa, prima di tutto sentirci parte della nostra città e poi sentirci parte di un gruppo di amici che in modo
modo scherzoso. Oggi abbiamo corso anche con gli spartani che andavano... Insomma, quest'anno faremo anche il gruppo dei bizantini. Complimenti a tutti noi, a chi ha organizzato la maratona, alle forze dell'ordine, agli altri assessorati che domani si metteranno già al lavoro per organizzare il 2018. Il dottor Antonio Di Monte in rappresentanza di Global Ports e il main sponsor della maratona di Ravenna. Scusi la domanda, per coloro che ci stanno ascoltando, magari io la conosco, ma chi non ci ascolta non sanno che cosa fa il nostro main sponsor della maratona di Ravenna. È proprio una domanda opportuna, perché Global Ports Holding è il più importante operatore indipendente di terminal crociere al mondo ed è anche qui a Ravenna, perché è il maggiore azionista di Ravenna Terminal Passeggeri, che è il terminal crociere di Ravenna. La ragione per la quale Global Ports anno per anno sponsorizza maratone in ogni parte del mondo è costituito dalla grande responsabilità sociale che questa società ha nei confronti dei territori nei quali opera, e quindi quest'anno Global Ports Holding è azionista di Ravenna Terminal Passeggeri solo dal dicembre scorso, e quindi ci è sembrato opportuno quest'anno sponsorizzare la maratona di Ravenna, che è una delle più belle maratone in Italia. Devo dire i complimenti alla città tutta, agli organizzatori della maratona di Ravenna che sono veramente eccezionali, e a questa location che è fantastica con tutte queste bellezze che tutto il mondo ci invidia e che vanno opportunamente valorizzate. Io ero sicuro che anche quest'anno i ravennati avrebbero capito la bellezza, l'importanza di questo evento, che dà una luce incredibile alla nostra città. È collegato a dei valori fondamentali come la pratica sportiva, perché è un evento che promuove la pratica sportiva anche ai più giovani, anche alle famiglie, e soprattutto è un evento che mostra a chi partecipa quelle che sono le bellezze uniche della nostra città. Il punto d'arrivo e di partenza qui alla Loggetta Lombardesca, al Mar, proprio in concomitanza di Ravenna Mosaico, con la mostra, tutti i monumenti della città coinvolti. Io credo che sia veramente un'esperienza unica per chi decide di venire a Ravenna, e un grandissimo orgoglio per tutti noi ravennati. Non c'è un partecipante che non ricordi la maratona di Ravenna per la bellissima medaglia che viene data come premio, che non è paragonabile a nessun'altra, forse ce la giochiamo con le Olimpiadi, diciamo, come medagliere, no? A parte le battute, il fatto che la cultura e lo sport in questa città si tengano insieme è un fatto straordinario, ed è anche un modo per mettere luce sul mondo del mosaico Ravennate, che è una grandissima eccellenza e che ci rende orgogliosi. Anna, quest'anno sul colore verde, il cromatismo è tutto sul verde, come mai hai scelto questo particolare? Perché noi la maratona adesso arriva fino a Santa Apollinare in Classe, che è famosa per quel meraviglioso prato verde su cui ci sono poi le pecorelle, Santa Apollinare, così. E quindi ci siamo ispirati alla sfumatura del prato. Quante ne hai realizzate? Quasi 5.000. Tutte a mano? Tutte, una per una a mano. Anche la placca è fusa, è fatta a mano, e anche il nostro mosaico è un oggetto veramente prezioso.